Vediamo ora com'è possibile creare un'orbita attorno alla quale far ruotare la nostra videocamera. Come potete vedere, qui abbiamo un oggetto che rappresenta la Terra e un oggetto che rappresenta la Luna. Quello che vorremmo fare è simulare una rotazione. È un movimento di camera abbastanza complicato, però After Effects ha previsto una soluzione apposta. Una volta che io ho creato la mia videocamera, faccio clic con tasto destro e su Opzioni videocamera ho l'opzione Crea oggetto nullo orbita. Nel momento in cui io lo clicco, un nuovo livello viene creato. Un livello che è posizionato esattamente dove c'era il punto di interesse della nostra videocamera. Ora, se io colloco questo punto di interesse dove si trova il mio pianeta, in questo modo, adesso quello che posso fare, andando sulla trasformazione, io posso far ruotare la videocamera intorno al punto di interesse. E quindi ovviamente nel momento in cui mi vado a posizionare di fronte, vedrò la Luna e la Terra allineate. La Luna magari la si potrebbe anche spostare un po'. Ok, in questo momento siamo allineati, per cui vediamo la Luna e dietro la Terra. Le proporzioni sono sbagliate solo per fini dimostrativi. Nel momento in cui io vado a far ruotare la mia camera, vediamo che in un primo momento la Luna scompare. In un secondo momento riappare. Ora qui rimane sovrapposta in questo modo perché è sopra. Se io la porto sotto, in questo caso sì, in questo caso bisogna fare così. Nel caso avessimo animato questa sequenza, bisognerebbe fare Command Shift D per separare la Luna in due parti, di cui una parte rimarrebbe sopra e l'altra parte l'andremo a mettere sotto. In questo modo, nel momento in cui la Luna viene a trovarsi dietro alla Terra, torniamo qua sulla rotazione. Eccoci qua, nel momento in cui si venisse a trovare dietro. Molto lento a renderizzare perché questa animazione comunque pesa. Ed eccola lì. E in questo momento scompare dietro alla Terra. E ricompare subito dopo, ma probabilmente è in ombra da questa angolazione, per questo non la vedevamo più. Ah, eccola. No, ecco, era semplicemente nascosta dietro. Ed eccola che ricompare. In questo modo si può ovviamente animare la rotazione sull'asse Y e fargli terminare l'orbita. E questo è come si anima la nostra videocamera intorno a un punto fisso per simulare l'orbita della rotazione terrestre.